Presidente. Allora, io vorrei iniziare questo intervento leggendo l'articolo 6 dei patti parasociali. Le procedure di reclutamento del personale vengono effettuate dopo l'applicazione della clausola sociale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qui c'è tutta quanta la discussione che abbiamo fatto oggi, delle normative previste dalle disposizioni previste dalla normativa vigente. Ora, nella discussione di oggi, le opposizioni che oggettivamente hanno fatto un teatrino, su questa clausola sociale, ci sono venuti a dire che bisognava necessariamente presentare un emendamento. Noi, pur di approvare oggi questa delibera, nell'interlocuzione abbiamo anche immaginato di dire ok, possiamo anche votare a favore di un certo tipo di emendamento. Poi gli uffici ci dicono guardate che questo mette a rischio la gara. Allora, una forza responsabile che cosa fa? Dice no a questo emendamento. Uno perché c'è l'articolo 6 dei patti parasociali e due perché non mettiamo a rischio la Silenzio. gara. E il teatrino che è stato fatto oggi. Che credendo di Silenzio. tutelare i lavoratori cambiando una frase nel contratto di servizio, non era reale, non era reale, anche perché noi non possiamo far altro che rispettare la normativa vigente, non possiamo fare altro oltre questo. Ora, questa storia è iniziata oggettivamente parecchio tempo fa. L'anno scorso abbiamo presentato una delibera, c'è stata l'autorità garante del mercato che ci ha fatto delle osservazioni, noi l'abbiamo ritirata in autotutela e a quel punto è iniziata una interlocuzione con l'autorità garante del mercato. Incontri, abbiamo fatto vari rapporti ci sono stati con l'autorità garante del mercato. Ora, il parere dell'autorità garante del mercato è arrivato il 6 luglio. Il 6 luglio di quest'anno, che poi abbiamo ovviamente chiesto anche il parere all'ANAC, nel momento in cui noi abbiamo chiesto questi pareri è perché vogliamo tutelare i lavoratori e vogliamo essere assolutamente certi di quello che noi Silenzio. stiamo facendo. La gara a doppio oggetto è un sistema che tiene unito un perimetro e salvaguardiamo le persone che stanno dentro quel perimetro. Noi vogliamo che la qualità del servizio sia buona per la città ed è per questo che salvaguardiamo il perimetro delle persone che offrono questo servizio. Io dico una cosa, oggettivamente ci siamo trovati ad arrivare all'ultimo giorno, una cosa che effettivamente i tempi con i quali abbiamo affrontato questa delibera ha fatto sì che arrivassimo all'ultimo giorno. Noi nella giornata di ieri ci siamo Direi che trovati dobbiamo a approvare dire che facciamo? l'immediata Andiamo avanti col esecutiva. bilancio oppure mettiamo prioritariamente i Pensavo fosse lavoratori qui. e il servizio della multiservizi? Noi questo abbiamo fatto oggi. Sì, effettivamente andiamo a approvare il bilancio con un giorno di ritardo. È vero che rispetto a quello che è stato fatto negli anni precedenti, che i bilanci venivano approvati con 8 mesi di ritardo, con 6 mesi di ritardo, noi questa volta lo approviamo con un giorno di ritardo. Perché? Perché vogliamo salvaguardare i posti di lavoro, perché vogliamo salvaguardare i multiservizi. Questo è il motivo per cui oggi abbiamo bloccato i lavori, perché diamo priorità a multiservizi. Questo non viene colto dalle opposizioni che hanno fatto una opposizione strumentale sulla clausola di salvaguardia, facendo credere che se no i lavoratori non vengono salvaguardati. Ebbene, so che anche nella giornata di ieri sono girati dei messaggi dove dicono che i lavoratori non potranno lavorare più di 8 mesi. Falso. Questo è falso, lo dico da qui, è falso. Per cui noi ci apprestiamo a votare una delibera perché il lavoro è stato lungo, ma è stato lungo perché l'abbiamo voluto approfondire fino in fondo per fare il lavoro fatto bene, salvare il lavoro e la qualità dei servizi. Questo è il nostro obiettivo. Grazie.